Presentato questa mattina a Manzano, presso la sede dell'ASD Sedia, il progetto Terre di Sedie. Come è cambiato il distretto della Sedia negli ultimi 50 anni? Quello degli anni 80 era davvero un modello di impresa vincente? Le parole di Giusto Mauric, presidente dell'ASD Sedia. Il distretto non si è mai fermato, c'è un'evoluzione continua e l'evoluzione sta andando avanti nonostante tutti i problemi che non dipendono dalle aziende del distretto ma dipendono da tante cose, prima di tutto il sistema paese. Il distretto corre e continua naturalmente a produrre, ad andare avanti. Su questo oggi siamo qua a presentare questo progetto perché crediamo che si possa fare una fotografia di quello che era il distretto ma in modo positivo, perché tanto ha dato, tanto continua a dare e che vengano le prospettive per quello che potrà ancora dare, perché sicuramente il distretto è vivo e continua a vivere. Senta, soprattutto viene da sottolineare una parola nuova che poi è vecchia, marketing per questo territorio. Beh, il marketing è importante, cioè il marketing territoriale, il marketing delle aziende. Sicuramente anche questo progetto fa parte del marketing, nel far vedere quello che è un territorio, quello che noi possiamo fare. Naturalmente dobbiamo imparare dalla nostra storia, non ritornare a fare gli errori che sono stati fatti, e questo ci deve portare avanti e insegnarci nel continuare sempre meglio. Come si diceva una volta, quanti metri di pellicola ci vorranno per realizzare il documentario? Beh, il progetto documentario è di 50 minuti, quindi un'ora televisiva. La nostra intenzione però è quella di riuscire, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, degli abitanti di tutti i paesi del distretto della Sedia, a raccogliere materiali d'archivio personali, filmati familiari, Super 8, fotografie che ci aiutino a raccontare la storia del distretto degli ultimi 40 anni. Si dice che se uno non conosce bene la sua storia non può nemmeno fare il futuro, tra parentesi. Sì, noi documentaristi diciamo che un paese senza un archivio o un album fotografico è un paese senza memoria. La memoria noi la costruiamo con i documenti. I documenti filmici, meglio di altri, possono raccontare usi, costumi, abitudini, stili di vita di una comunità. Ecco, non solo sede ma territorio, proprio scoprire questo territorio. Sì, la nostra idea è che questo progetto possa unire le aspirazioni di un documentario d'autore, di creazione, e invece la necessità di una comunicazione di un brand territoriale. Il know-how, l'esperienza del distretto della Sedia, dei suoi abitanti, dell'indotto, è molto ricca e anche variegata, e credo che questo progetto possa veramente metterlo in risalto e soprattutto mettere a disposizione di tutti un archivio per il futuro.